Cari quadisti, buongiorno ed eccoci ancora qua. Stiamo preparando e ottimizzando un mezzo, sempre il nostro Outlander Rotax, ma comunque anche Renegade, comunque diciamo la motorizzazione Rotax, per l'aggiunta del radiatore dell'olio che in questo motore manca. Questi mezzi scaldano tantissimo, sono bicilindrici. E effettivamente il radiatore dell'olio è molto importante. Eccoci, adesso stiamo lavorando, vi stiamo facendo un articolo tecnico sull'installazione del radiatore dell'olio. Allora, partiamo. Questo è il coperchio del filtro dell'olio originale. Questo è il filtro dell'olio originale. Eccolo qua. Dovete smontare il coperchietto con tre brugole. Le tre brugole si smontano con una Torsen T30, esattamente la misura. Si toglie il coperchio, si toglie il filtro dell'olio, si tolgono le guarnizioni dal coperchio della Rotax e dall'interno del filtro dell'olio, la guarnizione che trovate qua di gomma. Si installano sulla baionetta che andrà ad essere inserita esattamente al posto del filtro dell'olio originale. Ok? Questo è il nuovo filtro dell'olio. A questo punto inserite la baionetta. In questo modello dovete mettere con dovete chiudere con una brugola. Questo è il primo foro. Dovete inserire questi agganci per l'intubazione dell'olio. Fate molta attenzione perché nel caso del prodotto di RPM americano, Made in USA, state attenti perché l'inserimento di questi raccordi per l'intubazione dell'olio è un filetto conico e anche la lavorazione dell'alluminio è un filetto conico, una femmina conica. Per cui dovreste andare ad inserire mettendo del nylon perché non c'è alcuna guarnizione, ma la tenuta viene fatta dal nylon e dal filetto conico che va ad espandersi il maschio all'interno della femmina. Lo stesso dicasi per il radiatore. Molto, molto importante, visto che l'esagono dove va ad inserirsi il raccordo per l'intubazione dell'olio è in alluminio, è molto piccolino, dovete munirvi per quanto riguarda questo prodotto di una chiave pollice da un pollice, una chiave da 7 ottavi di pollice e per quanto riguarda la baionetta una chiave da 9 sedicesimi di pollice. Con la chiave da 9 sedicesimi di pollice voi potete andare a chiudere. Ricordatevi che la battuta la fa il conico, quindi se tirate troppo la spaccate, se tirate poco perde olio. Bisogna avere un pochettino di mano. Mettete il nylon, avvitate, state ben attenti avvitando a bloccare l'esagono dal radiatore d'alluminio con la chiave da un pollice. E una volta bloccata con la chiave da un pollice, adesso con una mano sola mi riesce un po' male, però eccola qua. Una volta bloccata con la chiave da un pollice, provvedete a tirare con la chiave da 7 ottavi di pollice, tenendole ben ferme. State attenti a non tirare troppo perché a spaccare questo radiatore in alluminio ci vuole niente. Una volta messe su, poi ovviamente la tenuta viene da sé. Con questi piccoli accorgimenti, quindi il radiatore dovrete montarvelo voi perché va montato. Baionetta, sempre il solito problema dei filetti conici e poi andrete a raccordare le tubazioni dell'olio, stando ben attenti a farle passare sulla tubazione dell'acqua senza che il movimento degli arms superiori e anteriori possano andare a ledere. Quindi andrete a seguire quella che è la tubazione dell'acqua fino al radiatore, dal radiatore passerete sotto e da sotto riuscirete sopra e posizionerete il radiatore dell'olio esattamente su questa grata. Signori, da quadisti.it, dal vostro Alfero, delucidazione sul montaggio del radiatore dell'olio supplementare per tutti i modelli Rotax bicilindrici. Poi il motore è sempre lo stesso, quindi non ci sono assolutamente problemi. Vi ricordiamo
chiave rigorosamente in pollice per fare questa operazione, perché il prodotto è comunque sviluppato da un'azienda americana. Chiave da un pollice, chiave da 7 ottavi di pollice e chiave da 9 sedicesimi di pollice. Signori, dal vostro Alfiero, un saluto. Outlander, Rotax, radiatore dell'olio.